Matteo Rizzi, direttore del Gran Hotel Terme Comano. 28 anni, un'infanzia trascorsa all'estero. Dove, dottor Rizzi? E inizialmente al Cairo, in Egitto, i primi 14 anni, causa lavoro del padre, insomma, come ingegnere, e successivamente, sempre motivi di lavoro, ci siamo trasferiti negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, e terminati gli studi liceali, insomma, mi sono trasferito qua in Italia con i nonni, dove ho proseguito lo studio alla facoltà di Trento, economia e commercio, e un lavoretto, diciamo, estivo qua al Grand Hotel Terme di Comano. Ecco, quindi lei ha iniziato come ha detto, al banco si dice, no? Alla recepzione, sì. E adesso il direttore. Assistente alla direzione. Ancora. Assistente alla direzione. E quali responsabilità ha dovuto subito prendersi in questo? Quando si è passati, diciamo, nel diverso ruolo, abbiamo dovuto cominciare a prendere in mano io con la mia collega Alessia Lorenzi, che si occupa della parte marketing eventi, e abbiamo preso in mano proprio la struttura in toto, come si dice, no? Quindi la gestione dei dipendenti, l'organigramma di inizio stagione, il bilancio, quello economico di base, insomma, dell'albergo, gli acquisti, le forniture, gli appalti per le forniture di merci, insomma, tutto quello che erano cose nuove per noi. La cosa che secondo lei va migliorata? Qui in albergo? Sì. Si possono migliorare sempre tante cose, per fortuna, altrimenti saremmo già arrivati. Sì, ma qualcosa che secondo lei dovrebbe essere... Ma forse il turismo internazionale. Dobbiamo ancora lanciarci, aprirci al mondo internazionale. Stiamo cominciando a lavorare bene con il turismo tedesco da qualche anno, però penso che il mercato europeo offra, e mondiale offrano tante tante altre alternative, soluzioni ancora da scoprire, per fortuna. Quindi incidenza, parlo della clientela, della tipologia della clientela, tra chi arriva per le cure termali e chi invece arriva soltanto per il periodo di relax, qual è? Cioè, che rapporto c'è? Noi lavoriamo molto con i clienti italiani, e abbiamo una base, diciamo, del 55% che è un cliente termale, quindi un cliente che viene diverse volte a trovarci, anche due volte all'anno, in primavera e in estate, e qualcuno in primavera e in autunno. Sono soggiorni medio lunghi, quindi parliamo di una settimana, 10 giorni. Poi abbiamo il cliente relax, il cliente weekend, il cliente business, insomma tutte le altre fasce di clientela che vanno a coprirci un 90% occupazione con clientela italiana. Ho visto che c'è anche tanta convegnistica, no? C'è della convegnistica, soprattutto nei mesi di bassa stagione, quindi parliamo di maggio piuttosto che di ottobre. E facciamo anche banchetti, matrimoni, cerimonie varie presso il nostro ristorante. Ecco, si lavora un po' in tutti i settori. Senta, mi corregga se sbaglio, la società del Grand Hotel Terme è mista, no? Pubblico-privato. Sì, la società si chiama, allora, l'azienda consorziale Terme di Comano, è un'azienda a partecipazione pubblica, i proprietari sono i 5 sindaci dei 5 comuni, quindi c'è il comune di Comano Terme, comune di Stenico, San Lorenzo d'Orsino, Bleggio Superiore e Fiavè. Questi sono i 5 sindaci che hanno le chiavi in mano. Dopo. La percentuale dell'azionariato qual è? Beh, tutta proprietà dei sindaci. Ho capito. Dei sindaci, dopo c'è una gestione comunque con l'ambizione a mantenere comunque un bilancio in positivo. E quindi c'è un consiglio di amministrazione, un direttore generale, vari responsabili di settore che devono garantire la produttività dell'azienda. Ho capito. Ma c'è una partecipazione anche di un consorzio di obbligatori? E no, noi siamo completamente in mano al pubblico, diciamo, ai sindaci. Dopo chiaramente ci si interfaccia, si dialoga con tutte le categorie, quindi certo, con l'azienda di promozione turistica, con gli albergatori, con tutte le altre organizzazioni. Quindi praticamente non si può parlare di municipalizzata? Direi di no. E questo le consente comunque una notevole libertà d'azione, presumo, al di là del... delle delibere che spettano alla parte pubblica. Beh, diciamo che vengono dati degli indirizzi, sì, a cui ci si attiene, e dopodiché si procede lavorando nel miglior modo possibile. Okay.
adesso non so come esprimere bene la parola libertà d'azione, però sì. Beh, ovvio possiamo che... divagare e parlarne molto di queste cose. Beh, ovvio che libertà d'azione non vuol dire dissipare le risorse. Assolutamente. Diciamo che lo scopo è ottimizzare le risorse che si hanno e garantire un servizio di più alta qualità. Ho capito. E, un'ultima cosa, la più grande soddisfazione che ha avuto in questi 7 anni? Beh, sicuramente prendere in mano le chiavi dell'albergo quasi con la mia collega Alessia e cominciare a gestire con un gruppo, uno staff molto giovane, perché non solo io e la mia collega siamo giovani, ma penso che avete avuto occasione anche voi di conoscere i nostri vari capi servizio, sono tutte persone cordiali, professionali, che lavorano qua da tanti anni, tutti molto uniti, e dal lavapiatti al cameriere, ai cuochi, lo chef, il maître, le responsabili del centro benessere, insomma siamo tutti uno staff ben coordinato e con tanta forza e con tanta voglia di lavorare e di dare il massimo al cliente, perché è bello avere anche il ritorno, no? Certo. Quindi i complimenti e sentirsi col cliente anche quando non è qua, perché si scambiano anche email, telefonate, cartoline, insomma diventa un po' amicale anche con me. E invece la più grande delusione? Delusioni succedono, capitano, ci sono errori o problemi insomma che vanno ad incappare durante il percorso lavorativo. Adesso così su video non me ne vengono in mente, della verità. Ho capito. Però succede. Cioè. Succedono, sì. Succedono almeno una volta al mese, succede un piccolo problemino. Cioè. Almeno una volta a stagione, uno piuttosto grave. La ringraziamo. Prima di finire, magari se vuoi ricordare le date di apertura di questo nel Nocera. Certo. Praticamente noi quest'anno abbiamo aperto il 28 di marzo del 2015. Chiuderemo ormai il 1 di novembre. E mentre la data di riapertura sarà il 18 di dicembre e terremo aperti per 3 settimane, e dopodiché si riaprirà nuovamente con la Pasqua del 2016. E fra l'altro ho notato che non tutti lo sanno, il Grand Hotel consente le cure anche in camera, è la cosa forte che dobbiamo assolutamente lanciare. Esatto. In tutto il mondo la possibilità di fare la balneoterapia e le cure termali nella propria camera d'albergo, quindi tutte le vasche nelle stanze, le camere dotate con vasche da bagno, la possibilità di avere acqua termale in camera, quindi o l'acqua normale o l'acqua termale, previa chiaramente una visita con il nostro dermatologo, un'apertura di una pratica medica, però una cosa non da poco, insomma fare le cure nella propria stanza nel completo della privacy. Poi naturalmente abbiamo anche un centro termale con la completa assistenza di infermiera, bagnina, con un dermatologo che viene 3 volte a settimana in albergo. Le inalazioni, quindi è ben strutturato, devo dire. Cioè praticamente fate concorrenza allo stabilimento balneare. Ci facciamo concorrenza da soli, perché è un piccolo stabilimento termale. Sì. Certo. Sì. Ancora grazie. Grazie e naturalmente auguri per il suo futuro. Speriamo, grazie, in bocca al lupo a tutti.